Ha come argento quello vinto a Rio de Janeiro nel 2016 che è rimasto nella testa e nel cuore degli italiani, anche quelli poco avvezzi al volley. Ma anche ha come ace battute vincenti, l'arma su cui punta l'Italia e diversi altri team. B come Bulgaria. Per la prima volta nella storia un mondiale viene coorganizzato da due paesi diversi, Italia e Bulgaria, gli stessi dell'Europeo 2015. Si è aperta una nuova via. Gli azzurri inseriti nel gruppo A Roma e Firenze, i bulgari nel di Varna. Il gruppo B gioca a Rusebun e G a Bari. C come Colaci, ma anche come capitano. La striscia sotto il numero Blenzini l'ha data al libro azzurro, anche se per regolamento non la può portare. Resta il ministro della difesa e della ricezione, l'ultimo baluardo contro le bordate avversarie. D come detentore. È la Polonia che nel 2014, allora allenata da Antica, oggi alla guida del Canada, fece valere il fattore campo riuscendo a prevalere su Brasile e Germania. E come ex, tanti saranno sulla strada dell'Italia da Julio Velasco, oggi con l'Argentina ad Andrea Anastasi allena il Belgio. E tutti vorranno lo scalpo degli azzurri. F come foro italico. Maltempo permettendo si giocherà sotto le stelle la gara inaugurale. Un'altra novità, i puristi della tecnica non sono favorevoli, ma spettacolo ed emozioni sono assicurate. Quella del foro non è una novità: nel 2014 contro la Polonia e nel 2015 contro il Brasile si giocarono due match di World League. Saranno circa 11.000 gli spettatori che spingeranno gli azzurri nella gara inaugurale di domenica contro il Giappone. G come gabbiano d'argento. Così venne ribattezzata l'Italia di Carmelo Pittera, che nel 1978 conquistò il 2 gradi posto in un altro mondiale in casa. Partì tutto da lì. H come Hernandez. Una delle stelle del prossimo campionato italiano che non sarà presente al mondiale. Il cubano quest'anno giocherà a Siena. I come Italia. Intesa come squadra, ma anche come pubblico. I primi segnali parlano di un entusiasmo che può solo crescere e di parecchi sold out nei palazzetti italiani. J come Juan Torena. L'ombre del partito è lui. Dalle braccia di Juan Torena passeranno molti palloni determinanti per l'Italia. Lo sanno i compagni e lo sa lui. K come Koba. Il primo a testare la condizione del braccio azzurro sarà il libero giapponese. Con lui, nella nazionale del sollevante, lo schiacciatore Ishikawa, volto conosciuto in Italia per la sua militanza prima a Latina e nella prossima stagione a Siena. L come Lanza. Le stelle attese dell'Italia sono Juan Torena, Zaitsev e Giannelli. Ma con tutta l'attenzione su di loro, potrebbe essere lo schiacciatore passato da Trento a Perugia a risolvere molti dei problemi della squadra di Blenzini. M come Mondiale. Quella che parte domenica sarà la 19esima edizione del torneo iridato. La prima edizione del 1949 fu vinta dall'URSS davanti a Cecoslovacchia e Bulgaria. N come 9 sono le città che ospiteranno almeno una gara del Mondiale 2018. Roma, Firenze, Bari, Milano, Bologna, Torino, Ruse, Varna e Sofia. O come oro in una competizione maschile per nazionali. All'Italia manca dal 2005, quando vinse l'Europei davanti a Russia e Serbia e Montenegro. L'oro mondiale manca dal 1998. P come pressione. Quella che l'Italia e gli azzurri per forza sentiranno in questo mondiale. Tutti vi aspettano a Torino e non solo tifosi e appassionati. Non c'è strada, bisogna conviverci. Q come quarto. È la quarta volta che l'Italia organizza un mondiale di pallavolo: 1978 seconda, 2010 quarta, 2014 femminile, quarta, 2018. Come finirà? R come Russia. Senza dubbio la squadra favorita. Non solo perché ha stravinto sia l'ultimo europeo che l'ultima Nations League, un torneo itinerante con le migliori squadre al mondo. Sono alti, forti, giovani e tanti. S come 6 settimane, quelle passate dal gruppo azzurro nel ritiro di Cavalese per preparare l'appuntamento del mondiale. Nella località della Val di Fiemme la squadra di Blenzini ha anche giocato a inizio agosto due amichevoli contro l'Olanda. Domenica invece il primo test match con la Cina è stato giocato a Padova, oggi il secondo a Siena. T come Torino. Sede delle Final Six. Non arrivare fra le prime sei per l'Italia equivarrebbe a un fallimento. Ma anche non salire sul podio, che manca dall'oro del 1998, sarebbe una grossa delusione. U come USA. E l'ultima grande vittoria che si ricorda della nazionale azzurra, la semifinale olimpica di Rio con la rimonta del 4 gradi set, le 5 battute finali di Zaitsev contro Ace e il successo al tie break. V come volley. Una grande passione che si sta concretizzando nel gioco promosso dalla Gazzetta dello Sport. Giocare è facilissimo e lo si può fare fino al termine del mondiale femminile, 20 ottobre. https://passioneazzurra.gazzetta.it. W come Wilfredo Leon. Il grande assente di questo mondiale.
Il cubano si sta allenando a Perugia, il suo nuovo club, e dall'1° gennaio 2019 potrà giocare per...